giornata, amici del canale. Eccoci di nuovo qui. Allora, stamattina è lunedì, inizio settimana, e cominciamo subito con una cosa credo che sia abbastanza interessante, perché in fin dei conti per me lo è. Andiamo a vedere cosa utilizzo oggi. Allora, ho deciso di non utilizzare Prebarba come crema TFS gialla, quella alla grumella, che però vada bene. Stamattina ho provato a fare una cosa nuova. Ma non so se riesco a farvela vedere. Qua dentro c'è l'acqua. C'è tanta acqua, quasi fino all'orlo, e l'ho completamente immersa. Adesso la vado a scolare e non la vado a mettere in ciotola perché stamattina faccio il montaggio in viso. Come a pennello, il Mondial in tasso e mo' arriva il pezzo forte. Vi dice niente? Allora, manico e parte superiore, ovvero questa, dell'Edwin Jagger. E penso che si vede. Marpettine, De Ger pettine. Il pettine è del Fatip e guardate un po', scompare anche la simmetria della lama. Bella cosa. Quindi diciamo, ho fatto sto ibrido che sfrutta quindi metà Edwin Jagger e metà, o meglio, un po' meno di metà del caffeine del Fatip, c'è solo il pettine. Però mannavate provarlo perché si comincia a avvicinare all'R41 della Mule. A parte il fatto che esteticamente così è bellissimo secondo me, è veramente stupendo. È andato. La lama è messa dritta, quindi non resta altro che provarlo. Come lama Gillette Platinum, che è un bel po' che non le uso, e Denim Mask come aftershave. Tutto quello che avete visto, per chi non lo sapesse, per chi non è nel gruppo, rasoio e lama a parte, è stato scelto appunto dai membri del gruppo tramite dei sondaggi che ho fatto. Quindi grazie a tutti i ragazzi per aver contribuito a creare questo SOT. Allora, prima ho lavato il viso con saponetta alla glicerina, quella sul filo del rasoio, però non applicando prebarba, tra un po' vado a rimettere dell'acqua calda. Intanto cominciamo a prelevare la crema dalla ciotola. Pennello carico d'acqua, non lo strizzo perché sennò, vedete, afaci subito, e crema che gli ho dato una bella ammollata. Giriamo piano che sennò, vedete, comincia a andare tutta fuori. Infatti sta casca tutta dentro al lavandino. Non so se ho mai provato il montaggio in viso col tasso. Mi sa che è una novità. Mi ribagno il viso con acqua calda e andiamo a mettere la crema in viso. Rieccomi, come vedete, insomma, stamattina del barba ce n'è. E il baffo pure piano piano ricresce. Anche se più lento rispetto alla barba, ma forse quello perché l'ho tagliato poche volte in tutta la mia vita, diciamo. Comunque, possiamo cominciare col nostro bel tasso carico di schiuma. Se non ricordo male, come detto prima, dovrebbe essere la prima volta che faccio montaggio in viso con lui. Infatti, mi tengo la ciotola a portata di mano perché non so, magari tante volte dobbiamo riprendere un altro pochino di crema, che ripeto, mai fatto, quindi non so come si comporterà adesso. Allora, viso lasciato umido, possiamo cominciare. Allora, vedete la schiuma rispetto al maiale quanto viene già più idratata? Perché? Perché il tasso contiene più acqua, riesce a trattenerne di più, ma se la vogliamo ancora più idratata, o mettete le punte dentro la ciotola con un po' d'acqua, oppure aprite il rubinetto e ci bagnate sempre e solo le punte, poco poco, altrimenti poi fate un macello. Allora, ricordo per chi fosse interessato, magari questo pennello è un Mondial gradazione Pure Beiger, quindi la più economica e abbordabile ed ha la particolarità di punzecchiare un po' il viso, quindi quando lo passi senti qualche punzicatina, però devo dire che tutto sommato è piacevole e sembra massaggiare ancora meglio il viso. Vedete, insomma, le schiuma ne fa, eh? Io direi che ci stiamo. Sono proprio curioso di vedere come si comporta sto ibrido. È chiaro, si comporterà come un Fatip, perché è il pettine è quello. Però comunque, voglio dire, è una combinazione interessante.
Quindi non mi voglio dilungare troppo e cominciamo. Ricordo lama, Gillette, Platinum e prima passata molto convincente. È chiaro, questo pettine ne leva da roba, eh. Però continuiamo. E poi il pettine del Fadip sulla testa dell'Edwin ce va. Se dovessimo fare il contrario montando questo qui dell'Edwin Jagger sul Fadip non ci andrebbe perché risulterebbero i buchi troppo stretti. Continuiamo le nostre passate. Giriamolo. Facciamo quest'altro lato. Andiamo sotto. Ok, allora, è dato una sciacquata perché insomma, al volo, detta proprio così. Ma raga, è a taglia a taglia. Complici anche le lame, che ripeto, a me all'inizio le Gillette Platinum non piacevano assolutamente, infatti c'ero rimasto male perché visto quello che costano. A dirla tutta non le avevo neanche pagate troppo perché le ho prese a circa 3 euro, no, ho preso 2 pacchetti, quindi 3,36, che poi erano 2,90 e rotti. Però ho visto ad esempio in certi casalinghi cinesi o anche d'acqua e sapone l'ho vista a quasi 5 euro, quindi qualche risparmio c'era stato, però non mi piacevano. Non mi piacevano perché sentivo che grattavano. Comunque poi con l'utilizzo mi stanno a convincere. Ma tornando a noi, a barballe vado bene, molto molto bene. E dovessi dire una cosa, si riesce a giocare molto meglio con rasoio, trovo il manico più comodo rispetto a quello del Fadip e riesco a non premere. A volte capita magari uno che sfuggita così tende a premere, invece con questo qua no, è veramente azzeccata la combinazione, mi piace. Ok, adesso però mi sciacquo qua e facciamo la seconda insaponata. Con la scusa, altra inumidità al viso, devo stare attento a non tagliare la zona baffi perché sennò sto da capo a 12. E prendiamo il nostro bel pennello e seconda insaponata. Il tasso c'ha questo del bello che si apre molto molto bene, specialmente questo modello che ha un nodo molto piccolo e quindi non ha molto backbone, ovvero spina dorsale, ovvero la rigidità vicino al nodo. Quindi di conseguenza meno rigido è, più si apre. E vedete che in viso, insomma. Ok, schiuma volata nel lavandino, possiamo anche fare la seconda passata di rasoio. Adesso facciamo l'obliquo, ma lo faccio partendo dall'orecchia. Quindi così. Pressione leggerissima, si sfrutta il peso della testa. Poi vabbè, qua vicino al vasetto, lo sapete, no? Conviene andare giù perché altrimenti non vediamo dove andiamo a tagliare. Facciamo l'obliquo di qua, facciamo con la sinistra. Ok,
Calcolando che riesco a maneggiare con la sinistra decisamente meglio lo sciavette, con la soglia di sicurezza ho ancora qualche difficoltà. Quindi adesso vado con la destra. Ok, allora, come ripeto, qua lascio perché non vedo bene dove ancora stanno i baffi e di conseguenza non mi vado a spuntarli ulteriormente. Facciamo qualche piccola rifinitura. Spalmiamo questa che ho sul mento. Ad esempio qui. Allora, rifiniture fatte, fin dai conti c'era poco da fare perché il Fatip di solito lascia poco o nulla. Comunque, pelle morbida, non mi so, scorticato, mi è piaciuto, ma adesso facciamo una cosa. Ne parliamo dopo, e intanto metto la crema questa che è rimasta dentro al pennello in viso e la massaggiamo come di consueto. C'è una consistenza allucinante ADFS, raga. Veramente, veramente buona, morbida e protettiva. Non lo dico per scritti da prodotti che comunque vedete che utilizzo io, però questa qua costa 2-3 euro la ciotolina. E io sinceramente, a differenza da una ciotolina che potrebbe essere. Anzi, non voglio far nomi, non voglio far nomi perché sennò poi, capito? Vi dico solo che la differenza a parità di prezzo si sente. Si sente come? Veramente, veramente buona. Non lo dico perché voglio fare pubblicità, voglio fare cose, perché non me ce ne viene in tasca niente. E va sicuro. Quindi, se vi posso dare una dritta su quali sono prodotti che secondo me meritano, ve la do volentieri. Intanto, guardate, ancora si monta. Quindi non prendetela come una cosa quando vi consiglio un prodotto, tu fai pubblicità a quello, fai pubblicità. No, assolutamente. Prendetelo semplicemente come un consiglio che vi do da amico. Vabbè, io penso che mi devo una sciacquare le mani perché altrimenti faccio un casino. Ci vediamo tra poco. Ok, eccomi qui. Allora, mi sono sciacquato e il viso è incredibilmente morbido. Visite tante volte, no? Allora. Come vi stavo a dire prima, le gillette le avevo usate sia sul Fatip, sul Wilkinson Classic, sull'Edwin Jagger no perché ancora non ce l'avevo, pure sullo sciavette perché comunque ne ho trovata una a metà dentro il pacchetto e non riuscivano a convincermi. Adesso hanno offerto una rasatura, guarda, non dico perfetta perché la perfezione secondo me non esiste, però una rasatura profonda, merito chiaramente del pettine del Fatip montato diciamo su base Edwin Jagger. Ma oh, non mi so irritato manco per sbaglio. Quindi, vedete, magari lo stesso prodotto su di noi nel corso del tempo può comportarsi in determinati modi, bene o male che sia. Però comunque, secondo me, se un prodotto non vi è piaciuto, dopo un po' riprovatelo, che sicuramente non me ne pentirete. A me sto ibrido mi è piaciuto, e nemmeno poco. Vi ripeto, riesco a dosare molto meglio la pressione. Voi direte, ma la pressione non la devi fare. Come ve lo faccio capire? Nel senso, riesco a maneggiarlo meglio e riesco a, appunto ad essere più leggero. Forse è merito del manico che sarà bilanciato meglio con la testa, non lo so. Comunque, ripeto, così è decisamente uno scalino sopra sia all'Edwin Jagger in configurazione base che al Fatep appunto in configurazione base. Se ci avete questi due prodotti, quindi Edwin Jagger e Fatep, fate sta prova, datemi retta e non ve ne pentirete. Pure il pennello, il suo compito lo fa sempre, ripeto, anche essendo un pennello di fascia, diciamo, tra i tassi medio-bassa, in quanto in Pure Badger è la variante più economica, però si comporta bene.
Avete visto, no? Un attimo è stato a Montainviso, quindi questo qua mi pare che sta sui 30, mi pare, io l'ho pagato molto meno per una questione che secondo me saranno sbagliati a prezzare. Però vabbè, comunque, buon pennello. Ok, momento dell'aftershave, avevate scelto nei sondaggi il denim mask. Ha una fragranza, secondo me, legnosa. Quindi non so fino a che punto ci si sposi bene con la grumella, ma una cosa è sicura, è buono. A me piace tanto. Perché c'ha una fragranza, sì, diciamo old style. Io quando intendo fragranze old style intendo fragranze tipo Floyd, così un po' talcate, un po'. Però questo qua, appunto, c'ha questa predominanza legnosa che è veramente interessante. Lo preferisco senza ombra di dubbio all'original. Zero bruciore, zero irritazione, infatti neanche l'allume ho passato e mi posso ritenere non soddisfatto di più. Quindi chi c'ha sia Fatip che Twin Jagger provasse sta accoppiata che secondo me merita parecchio. Ripeto, mi sono trovato meglio con sta cosa qui che con i singoli rasoi montati in configurazione normale. Pure le gillette si sono comportate benissimo oggi. Merito anche forse della crema che, ripeto, è veramente protettiva. È buona, mi piace. Io ringrazio nuovamente gli amici del gruppo che hanno partecipato ai sondaggi e che hanno portato alla creazione di questo SOT. Mi raccomando, io sotto in descrizione per chi ancora non fosse entrato lascio il link del gruppo. Mi raccomando, voi rimanete collegati col canale, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!